Siamo in collegamento con il capogruppo di opposizione del comune di Castellabate, Alessandro Lo Schiavo, per tracciare un po' il bilancio di questo fine d'anno, insomma, che sta per concludersi. Allora, ben trovato Alessandro, innanzitutto. Buongiorno Raffaella, e chiaramente un buongiorno ai tantissimi telespettatori di Cilento Channel. Prima di, insomma, iniziare, vorrei fare, insomma, un augurio particolare alla comunità di Castellabate, a tutti i cittadini che in questo momento stanno vivendo un momento davvero delicato. Purtroppo i contagi continuano a crescere ed ieri sera un altro report del sindaco facente funzione Luisa Maiuri che ci aggiorna che 94 cittadini purtroppo si sono contagiati da Covid-19 e due di queste persone sono purtroppo ospedalizzate. Il nostro veramente augurio e un abbraccio forte alla comunità di Castellabate. Quindi la situazione non è delle migliori, tant'è che il comune è blindato e ancora è da giorni che è zona rossa, non è mai ritornato alla zona arancione. Sicuramente sposo in pieno tutte le parole che hai detto in questa tua, diciamo, breve riflessione. Chiaramente Castellabate vive un momento non bello, un momento tragico, possiamo definirlo. Abbiamo doppiato Capaccio, abbiamo doppiato Agropoli in termini di positivi e soprattutto ci preoccupano le condizioni di due nostri concittadini che sono ospedalizzati, come ben saprai e come è stato detto anche dal sindaco nella sua diretta di qualche sera fa. È il momento della prudenza, è il momento dell'unione, è il momento del silenzio. Ecco, dobbiamo essere tutti uniti rispetto ad un nemico che io definisco a questo punto visibile, perché è tra tutti noi, nessuno è immune da questa pandemia, dall'essere infetto, da diventare chiaramente poi positivo. Quindi dobbiamo stare attenti, semplicemente rispettare le regole, quelle regole che ci hanno accompagnato a marzo scorso, che ci hanno accompagnato nella passata primavera e che devono essere ripristinate veramente alla lettera, quindi anche l'utilizzo dei guanti e soprattutto limitare al minimo le uscite, perché anche di questo dobbiamo renderci conto, che le regole vanno rispettate e ci dobbiamo in un certo qual modo autoregolamentare e non aspettare le forze dell'ordine o chi è delegato al controllo per farci la romanzina o per farci un verbale. Quindi un'attenzione, una prudenza che devono essere elevate al massimo. Io ne approfitto per rivolgere veramente gli auguri di buon anno, soprattutto a coloro che sono risultati positivi, ai loro familiari, a chi è in quarantena fiduciaria, a chi in questo momento è in ospedale e alle famiglie che devono supportare ed essere vicino a questa situazione veramente non piacevole, non bella, che genera un'ulteriore angoscia, un'ulteriore ansia. È il caso anche di nostri concittadini, dei nostri bambini che sono positivi. Allora veramente rivolgo loro, alle loro famiglie, un caloroso augurio di pronta guarigione, soprattutto che ognuno di noi, ecco, ritrovi quella serenità che è andata persa, diciamocela con molta franchezza. È tutto qui. Io come consigliere comunale mi sento di rivolgere questo appello, ho cercato di dare il mio contributo alla pari anche di altri colleghi consiglieri. Voglio ringraziare la collega Di Biasi, Caterina, che tanto si è, voglio dire, prodigata nell'essere in contatto con l'amministrazione comunale e con il sindaco. Quindi veramente di essere attenti, ecco, questa è la parola giusta. Bene, tracciamo anche un bilancio dell'attività amministrativa dei consiglieri d'opposizione di questo intenso anno 2020 che, come dicevamo, appunto, sta terminando. Guarda, un anno caratterizzato da tantissime interrogazioni, da tantissime riflessioni che abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale durante i dibattuti consigli comunali, con le nostre segnalazioni che si possono tranquillamente verificare attraverso le pagine social di ognuno di noi, di ogni consigliere comunale di opposizione o attraverso la pagina ufficiale del gruppo Siamo Castellabate. Quindi un'attenzione massima che è stata sempre tale nel corso degli anni, nel corso dell'ultimo anno soprattutto. Voglio ricordare su tutte la battaglia che abbiamo vinto rispetto all'impianto biomassa in località Maroccia a San Marco di Castellabate. Sapete tutti che alla fine l'amministrazione comunale ha rinunciato al finanziamento rispetto alla,
alla costruzione di questo impianto. Quindi voglio dire, le nostre battaglie hanno sollevato quel sentimento popolare che è stato recepito, accolto dall'amministrazione comunale. È in data 14 dicembre il sindaco facente funzioni ha pensato bene di revocare questo, di non accettare più questo finanziamento, e quindi quest'opera verrà definitivamente cestinata e i cittadini di San Marco, più in generale del comune di Castellabate, potranno dormire sonni tranquilli, perché comunque tutto quello che va nell'aria è potenzialmente inquinante. Di questi tempi avere un ambiente preservato è una cosa giusta. E allora non ci resta che fare un augurio alla comunità di Castellabate. Questa mattina un arcobaleno ha brillato sui cieli di Agropoli, sì, Castellabate, sì, insomma del Cilento intero. Questo è un buon auspicio, ne sono sicura, e dunque questo arcobaleno ci accompagna per un anno davvero migliore. Mi permetti soltanto di aggiungere che esprimo veramente, a parte che faccio gli auguri, ma voglio esprimere la mia solidarietà massima a nome mio, del gruppo, a quelle attività commerciali, imprenditoriali costrette ad un ulteriore fermo, alle famiglie più in generale, ai lavoratori che sono bloccati letteralmente da questo fermo imposto da questa ulteriore restrizione comunale. Tutto qui, quindi veramente rinnovo gli auguri a tutti con quell'auspicio che ho detto poc'anzi, di prudenza, di unione, soprattutto in questa fase di silenzio, perché molte volte il silenzio è fondamentale di aiuto nel battere determinate situazioni.